siamo, ci sono incontri che sono un po' privati. Come associazione culturale del citofono, ci scusiamo per l'invitato perché purtroppo appunto la partecipazione non è altissima, però speriamo che siate appunto interessati a colloquiare in modo anche informale con Fiorentino Pironti, che è direttore della Gazzetta di Reggio, e Marina Bortolani, che è la direttrice di Reggio nel Web, che è un settimanale online. Allora, l'incontro di oggi, che è il primo di una serie di 5, ha il tema del mestiere del giornalista da carta stampata al web. Allora, così, ci è venuto un attimo da pensare il fatto che noi ci siete venuti qua è per avere qualche informazione su quello che magari vi aspetterà in futuro se volete intraprendere questo mestiere, questa esperienza. Allora magari vi chiedo, siccome siamo appunto in pochi, anche voi c'è di essere abbastanza propositivi di intervenire, di fare un dialogo proprio sulle curiosità, sulle cose, diciamo, basi. Magari inizio, con una piccola domanda. Allora, nei banchi di scuola, nell'università, quando si cresce, si ha un'idea del mestiere del giornalista come quello che ci viene raccontato, o da certi libri e film, come comunque è un mestiere avventuroso e con grosse soddisfazioni, in cui ci vuole molto coraggio e così via. Quanti mestieri di giornalisti esistono nel campo dell'informazione? Intendo, quante figure del giornalismo ci sono, oltre a quelle diciamo più epiche che noi conosciamo? Vabbè, innanzitutto complimenti per il titolo, perché è giusto parlare di mestiere. Cioè, molti miei colleghi parlano di professione, il nostro è un mestiere. Per mestiere si intende quello che acquisisci non tanto a scuola quanto con l'esperienza, la praticaccia, eccetera. Sentirete spesso ai colleghi più anziani dire che il mestiere è cambiato. È vero, io ho cominciato a lavorare quando i giornali si facevano in piombo, quindi c'erano tempi di lavorazione strani, cioè l'impegno del giornalista era praticamente di 14-16 ore, perché c'erano i tempi morti legati dal momento della scrittura del pezzo, al momento della composizione in tipografia. C'erano dei tempi morti che consentivano anche di andare al cinema. Poi con l'arrivo dei computer ci hanno inchiodato a una sedia e il lavoro è diminuito come arco di impegno e aumentato come intensità. Cioè oggi le 6-7 ore sono veramente intense. Quella figura, l'Humphrey Bogart, la stampa, bellezza, eccetera, credo che non esista più. Certamente non esiste nei piccoli giornali, ma sta scomparendo anche nei grandi giornali nazionali. Cioè oggi l'inviato è un giornalista altamente specializzato in spesso un solo argomento. Oggi abbiamo l'inviato di sport, l'inviato di economia, l'inviato di esteri, l'inviato di guerra, che però man mano sta scomparendo dai giornali, cioè Mo, ad esempio, non sarà mai sostituito. Il giorno che Mo andrà in pensione nessuno lo sostituirà, volta per volta il direttore del Corriere sceglierà uno da mandare in Iraq, in Afghanistan, eccetera. Quindi sono le tecnologie che hanno fatto sparire quasi totalmente questa figura romantica incarnata poi, come si diceva, da Humphrey Bogart, dal cinema. Oggi il giornalista è un tecnico altamente specializzato, capace di governare le tecnologie da internet la lettura delle agenzie, che una volta arrivava il fattorino con un pezzetto di carta, oggi hai la schermata e vedi tutto in tempo reale. E oggi questo redattore si deve preoccupare di
scrivere il suo articolo, di titolarlo con un titolo a misura, mentre prima c'era un foglietto di carta dove davi in linea di massima un titolo che poi il tipografo ti sistemava in pagina. Fai le tue didascalie, scegli le foto. In pratica questo ha provocato intanto l'estinzione di un'intera categoria che è quella dei tipografi, non esistono più. E come dicevo prima, ha inchiodato il giornalista alla sedia, a quel lavoro detto di desk, che in pratica porta via tutta la giornata. La domanda era meglio prima o adesso? Io non ho una risposta precisa. Ripeto, sono testimone delle due epoche. Prima forse il lavoro è più romantico, se mi passate questo termine, devo dire. Ora è più tecnico. Devo dire che a vantaggio della nuova tecnologia c'è la pulizia dei giornali, cioè i famosi refusi che erano normali nel lavoro di un tipografo, oggi sono quasi spariti. Cioè sei più padrone di quello che va sul giornale, mentre prima eri legato comunque al lavoro di un altro. E io non so, mi sono occupato per tanti anni, ad esempio, avrete capito dall'accento che vengo da una terra dove i sequestri di persone erano all'ordine del giorno. Me ne sono occupato per tanti anni. Io ricordo come un incubo, allora non esistevano neanche i telefonini, pezzi dettati da una cabina di una stazione ferroviaria o da un bar, dettati con un foglietto di appunti grande così, inventati in pratica. Oggi l'inviato viaggia col suo computer portatile, lo apre, scrive. Certamente c'è stato un miglioramento, ecco. Comunque, dicevo, mestiere, è rimasto mestiere proprio in questo senso, cioè tutte quelle cose, quelle nozioni che uno acquisisce poi nel giorno per giorno, fanno del giornalismo un mestiere, cioè uno si porta dietro il bagaglio delle cose che ha imparato a scuola, a cominciare dalla grammatica e dalla sintassi naturalmente, e poi il resto si acquisisce con l'esperienza e con la pratica quotidiana. Se è cambiato il modo di lavorare, certamente credo che siano rimasti mutati, almeno me lo auguro, gli altri valori. Cioè raccontare sempre e comunque la verità, ammesso che esista una verità, però capovolgiamo il concetto, il non raccontare bugie in maniera consapevole, credo che sia una regola che valeva allora e che vale ancora oggi. La pulizia nei rapporti col potere, che è molto importante, così come il rispetto per il lettore. Il giornalista tende a considerare il lettore uno stupido, uno che beve quello che scrivi tu solo perché è scritto sul giornale. È un errore, perché i lettori non sono per niente stupidi, ti pesano, sanno esattamente quando sei in buona fede o in mala fede. Per cui non bisogna mai mentire consapevolmente. Poi può capitare di scrivere una stupidaggine perché
la fonte di formazione non è stata precisa, spesso per superficialità nostra. Qualche volta succede anche di rovinare la vita a qualcuno, perché nel momento in cui tu, magari basandoti su un avviso di garanzia, che dovrebbe essere, insomma, dice la parola stessa, avviso di garanzia, non condanna, crocifiggi una persona con reati spesso anche infamanti, pensiamo alla pedofilia ad esempio, cioè in quel momento bisogna veramente mettersi un problema deontologico, cioè nessuna pietà per questa gente, ma soltanto nel momento in cui un giudice ha sancito che quello è un pedofilo. Sono scelte non facili. Siamo portati spesso come categoria ad allinearci, cioè il politicamente corretto paga sempre, però non facciamo bene il nostro mestiere. Faccio un esempio. Il rapporto con gli extracomunitari, ad esempio. A Reggio Emilia c'è un rapporto correttissimo, vengono accolti bene, aiutati, eccetera. Che poi ci sia qualcuno che mugugna perché la sera magari in certe vie del centro storico non è bene circolare perché è pieno di negri, l'ho sentito anch'io, però diciamo che stiamo parlando di una strettissima minoranza. Se il giornalista che lavora a Reggio Emilia si adegua a questo, non pensandola così, è bene che non vada mai a lavorare a Treviso, perché a Treviso si troverà una situazione capovolta. Allora, ognuno di noi dovrebbe comunque sempre esprimere il proprio pensiero, rispettando chiaramente la linea del giornale, altrimenti lascia il giornale. Cioè, se io sono razzista non posso lavorare a Reggio Emilia, perché un giorno, prima o poi, mi scapperà lo sporco negro o che so io. Posso andare a lavorare a Treviso, dove mi farebbero anche gli applausi. Insomma, non lo so, io lavoro in un gruppo dove c'è la massima libertà, io non... Il giorno che sono stato nominato direttore della Gazzetta di Reggio mi hanno detto la linea politica del gruppo è questa. Mi andava bene, ho accettato. E chi lavora con me si deve adeguare a questa linea, altrimenti va bene, la porta è aperta, ci sono tanti giornali diversi, con linee diverse. Non è un problema, però io non consentirei mai a un redattore della Gazzetta di assumere delle posizioni invece di un certo tipo. Quindi, dicevo, queste regole sono rimaste immutate nel tempo, sono sempre valide. È cambiato il mestiere, come dicevo prima, proprio perché è cambiato tecnicamente, resta sempre il mestiere più bello del mondo, sia ben chiaro. E credo che la prossima evoluzione del mestiere sarà quella legata a internet, non so quanto prossima, però dobbiamo aspettarci un'altra rivoluzione. Che non so come sarà, non so quando, ma ormai è nelle cose, insomma, ci sarà. Vabbè, io vi ho detto, è più una chiacchierata così. E se avete delle domande da farmi, io rispondo molto volentieri, qualsiasi curiosità, qualsiasi cosa. Nessuno di voi. Io ho appena iniziato a collaborare con la sua testata di recente. Ah, complimenti.
e non nego che un giorno mi piacerebbe diventare, cioè, un collaboratore fisso. E la mia curiosità è questa, al giorno d'oggi il giornalista è in grado di mantenersi con quello che può percepire, diciamo, della Gazzetta di Reggio, come può essere quella di Parma o di Modena? Lo stipendio di un giornalista del giorno d'oggi è, diciamo, alto, medio? Lo stipendio di un giornalista professionista è dignitoso, si può dire. Di un collaboratore no, di un collaboratore di un giornale come il nostro. Però il vantaggio che ha un collaboratore di un giornale piccolo di provincia è che rispetto a quello che si diceva prima, cioè giornalisti altamente specializzati, in un giornale come il nostro fai tutto. Cioè, domenica sei allo stadio a seguire la partita, lunedì sei per la strada dove c'è stato un incidente stradale e l'indomani ancora sei in consiglio comunale, perché avendo delle relazioni ristrette tutti devono fare tutto e quindi devono saper fare tutto. La scuola è la miglior scuola che esista, questa, cioè il giornalista che, posso citare decine di esempi, il giornalista che esce da una testata locale dove ha fatto tutto, poi può andare a lavorare in un giornale nazionale e si porta dietro un bagaglio di esperienza, di tecnica, di sapersi muovere in tutti gli ambienti, cioè saper gestire, ad esempio, da giornalista un processo, cioè già entrare in un'aula di tribunale, per uno che non l'ha mai fatto, già resti così. Ecco, cominci col processino in pretura fino al processo in corte d'assise, il giorno che dalla Gazzetta di Reggio ti dovessero chiamare al Corriere della Sera, vai al Palazzo di Giustizia a seguire anche il grosso processo, comunque hai già una, hai già acquisito una tecnica che ti aiuta, cioè è una cosa che non perdi mai, come seguire la Reggiana a calcio è esattamente uguale a seguire la nazionale, cioè devi solo calarti in una dimensione diversa, però poi la tecnica giornalistica è sempre quella, quindi non camperai dalla Gazzetta, però imparerai. Siccome si parlava alla fine di internet, faccio la stessa domanda a Marina Bortolani, che è direttrice di Regione Web, che è la testata giornalistica di informazione più giovane che è nata nella nostra città negli ultimi anni. Come funziona la comunicazione su internet e come diciamo il mestiere? Allora, sicuramente è un mestiere affascinante e che è iniziato proprio da una passione per l'informazione. Io sono avvocato, per cui ho studiato per scegliere un certo tipo di strada, poi mi sono avvicinata all'informazione, che è un settore molto bello e molto affascinante, che permette anche di incidere a livello sociale, perché voi attraverso l'informazione potete diffondere un certo pensiero, scegliere quali informazioni dare o non dare, per cui è sicuramente un ruolo molto importante a livello sociale, proprio quello del giornalista. Internet, a parte che a Reggio l'informazione ce n'è già tanta e svolta molto bene, per cui c'è stata anche una scelta in base a quello che c'era a Reggio Emilia. Io ho sempre creduto di internet, tant'è che in una precedente esperienza passata avevamo, insieme a degli altri ragazzi, avevamo creato una mailing list a livello nazionale, una mailing list dove ci si confrontava, per cui era bella questa cosa qua, dove persone che andavano dalla residenti, cittadini della Sicilia e della Val d'Aosta comunicavano attraverso internet in questa grande mailing list dove c'erano circa 1000 persone, per cui ho voluto, diciamo, sfruttare le potenzialità che internet offre, nella convinzione anche che prima o poi l'informazione viaggerà prevalentemente nell'online. Già in America la maggior parte dell'informazione gli americani la leggono in internet, e visto che noi come europei, come italiani, arriviamo sempre 7, 8, 10 anni dopo gli americani, se gli americani inventano qualcosa l'Italia dopo una decina d'anni ci arriva,
sono convinta che sarà così anche qua da noi, per cui aver anticipato i tempi su questa cosa secondo me è stato positivo, ma specialmente aver, poter sfruttare le potenzialità che internet offre. Ad esempio nella testata di Regional Web noi abbiamo cercato di creare anche una comunità virtuale, ovvero in calce agli articoli o le interviste dei politici, istituzioni, insomma, comunque interviste alle persone, così abbiamo dato la possibilità ai lettori di scrivere dei commenti, per cui uno legge l'intervista al sindaco di Reggio Emilia, vuole dire la sua, clicca e in fondo all'articolo scrive la propria opinione. Ovviamente noi la vogliamo perché non devono esserci offese, volgarità, perché ci mancherebbe. Però questo permette ai lettori di interagire con l'organo di informazione, quindi esserne parte. Una cosa molto positiva è sapere che il tuo commento, la tua opinione viene letta da chi ha intervistato. Per cui magari il sindaco di Reggio Emilia, in questo esempio, non interviene a rispondere a tutti i commenti, però li legge e uno sa che il sindaco legge comunque l'opinione del cittadino. Quindi è anche un modo per avvicinare il cittadino alla realtà e essere parte attiva dell'organo di informazione, quindi non accettare passivamente l'informazione come gli viene data, ma anche poter dire la propria opinione. Ovviamente a volte ci sono state complimenti ma anche critiche nei dibattiti, che sono state stato un motivo di confronto utile per tutti, e questo però ha permesso appunto di creare anche una comunità virtuale di lettori. Io ecco una cosa che ci tenevo a dire, che a livello di redazione, di collaboratori, siamo tutti giovani. Cioè, io ho 31 anni, sono la più vecchia, e tutti gli altri sono o appena laureati o comunque al di sotto dei 30 anni. Questo permette anche nella scelta delle informazioni di scegliere a volte delle particolarità, di scegliere con vivacità delle notizie che magari altri non noterebbero. E, però una cosa come è molto importante, qua c'è il direttore della Gazzetta di Reggio, approfitto anche per dirlo, è che spesso quotidiani come la Gazzetta ci hanno citato delle nostre informazioni, e questo ha permesso al web di uscire da internet e di avere una maggiore diffusione, perché oggi come oggi internet può non essere sufficiente, o meglio, è importante però sicuramente avere la possibilità di diffondere la testata o comunque certe notizie a più persone. È stato sicuramente importante in questi 2 anni, perché Regione Web è nato 2 anni fa proprio. E quindi quando a volte noi, il lettore, il reggiano, vede degli articoli citati nel cartaceo, in quelle giornate lì, visto che noi abbiamo la possibilità di monitorare le pagine più lette, le giornate più lette, così vediamo che ci sono sempre delle punte di lettura. Quindi questo, anche questa collaborazione fra organi di informazione, secondo me è molto importante, e comunque testimonia il fatto che non c'è concorrenza, ma c'è proprio voglia di collaborare all'informazione per la società, per la comunità reggiana, da parte di tutti. E, non so, ecco, a me interesserebbe sapere anche voi cosa, insomma, se siete interessati a qualcosa, se avete delle domande particolari di questa realtà, cosa? Io non ho una domanda, sento un'opinione, sì. Sono un po' tradizionalista, però ritengo che, almeno a mio parere, sia giusto che ci sia sempre collaborazione. Non mi piace pensare che in un futuro tutti quanti leggeremo le notizie su internet, perché io trovo più piacevole leggerlo su un giornale. Certo. Poi, boh, non so, sarò io che sono un po' staccata. Una delle battute che circolano a favore della carta stampata è che il computer in bagno non lo puoi portare. Quella è la nostra. Beh, no, quasi quasi. Vabbè, in linea di massima, insomma. Sì, quello sicuramente, ma io stessa, tutti i giorni, con i quotidiani, qui anche lo sfogliare, qui tengo tutti gli articoli lì, quindi io sono la prima a comprare i quotidiani. Qui, poi c'è, cioè, giusto interagire, assolutamente è bello anche poter dare le tue opinioni, però. No, ma c'è una complementarità comunque, anche con la televisione. Torno indietro nel tempo. Quando hanno cominciato a crescere le TV locali, chi lavorava nei giornali
cominciato a vedere i telegiornali locali con le notiziole che prima erano un'esclusiva del giornale locale, ha cominciato a avere paura, perché dice ci portano via le notizie. Poi in effetti ci siamo resi conto che addirittura la televisione fungeva da traino nei confronti del giornale, perché essendo una notizia comunque data in 20 secondi, se ti interessava veramente, di domani compravi il giornale per approfondirlo. Quindi il presunto contrasto con la televisione non c'è stato. Io credo che ci sarà con Internet. Cioè, per capirci, la Gazzetta ha un migliaio di abbonati all'incirca, ora non mi ricordo il numero preciso. Questi abbonati sono diminuiti nell'ultimo anno, mi pare, di 150 unità. Nel frattempo abbiamo acquisito 250 abbonamenti al giornale normale. Nei posti più disparati, cioè io ho scoperto che esistono reggiani a Singapore, ad esempio. Noi abbiamo degli abbonamenti a Singapore, negli Stati Uniti, in Australia. Però questo è ancora comprensibile, che uno si abboni un reggiano, sta a Melbourne, dice tutti i giorni leggo il mio giornale. Però abbiamo un centinaio di abbonamenti in città e questo mi lascia un po' così. Cioè un reggiano che fa l'abbonamento alla Gazzetta di Reggio online, non so. Dove porterà? Porterà un sacco di miliardi a Marina Bortolani, non so. No, secondo me è importante perché, allora, posto che Reggio nel Web è un settimanale, quindi ruolo principale di approfondimento, però Internet, per come è concepito, rischia di uccidere, tra virgolette, uccidere l'informazione del quotidiano, perché potrebbe anticipare nei tempi in cui la Gazzetta di Reggio è anche l'online, quindi il problema non si pone. Diciamo che Internet anche, bisogna dire questo, che il lettore dell'informazione online è un lettore medio alto, di cultura medio alta, cultura è anche stato economico in un certo senso, perché deve essere uno che sa più usare il computer. Per esempio nella mia famiglia, mia madre e mie sorelle non sono miei lettori perché non guardano. Sì, Marino, non dimenticare gli uffici pubblici, che sì. Uno va in ufficio la mattina. Sì. Accende il computer. Sì, quello sì. Infatti molti lettori, cioè su me abbiamo molti lettori di enti pubblici, di, come Reggio nel Web. Però quindi c'è un discorso del proprio culturale, per cui io ho appunto sorelle di 5 anni in più, 7 anni in più che non lo guardano. Economico anche perché costa. Quando tu ti colleghi ad Internet hai un costo, per cui alla fine devi pagare, quindi ci sono questi due componenti che fanno sì che il pubblico oggi dell'informazione online è di un certo livello per il momento. Però io sono convinta che a lungo andare non sarà così, perché anche in America adesso in America la massaia guarda, legge i giornali in Internet, quindi cioè, secondo me è solo questione di tempo, perché poi capisco, io stessa guardo sempre il cartaceo, quindi capisco quello che tu hai detto. Posso farvi una domanda io? Che idea vi siete fatti dell'informazione a rete? Io ho non sono di Reggio e abito qui da un annetto. Di solito quando io vado a leggere i giornali in biblioteca, quindi quando trovo la Gazzetta di Reggio la prendo, però è capitato rare volte perché di solito ci sono già altre persone che la leggono, quindi veramente sono poche le volte che ho letto il giornale locale. Preferisco le sede nazionali, quindi non saprei essere molto precisa. E voi? Nessuno azzarda giudizi, devono essere negativi al massimo. No, tu non sei fuori gioco essendo collaboratore. Non sei attendibile. A voi da cosa, cioè, voi state facendo corso di laurea in scienza della comunicazione, giusto? Per cui voi avete molto interesse e passione verso questo mondo. Anche. Cioè, voi dopo cosa avete intenzione di fare, per esempio? Vabbè, c'è un ventaglio di possibilità veramente enorme.
cui il giornalismo è una delle opzioni. Poi quello che ci si pone davanti è tutta una ricerca. Io sono di vecchio ordinamento e ho scelto il percorso mass media, quindi tutto quello che concerne la comunicazione mass mediatica mi ha sempre piaciuto, in particolare il giornalismo scritto. Sì, invece sono molto per il giornalismo sportivo, quelle cose lì. Sì. Sono molto sport, calcio. Calcio? Sì. Sì, anche calcio, fai anche sport. Sì, ma ne ho sparato voi. Però mi è piaciuto veramente tanto. Ho fatto vincere la medaglia d'argento. Ah, sì? Sono molto di gol. Ah, grazie. Io posso raccontare un'esperienza mia diretta, non come ho cominciato io, perché quando ho cominciato io si restava 2 anni, 3 anni a fare di tutto nei giornali in attesa. 3 anni fa è venuto da me a Sassari un ragazzo che mi ha detto: le vorrei far leggere la mia tesi di laurea, era un malloppo per dire trovarla. Dice: no, ma per favore. E detto: vabbè, lasciamela, vediamo. E l'ho sfogliata, ho letto alcune pagine. Sono rimasto, ho detto: se l'ha scritta lui, questo è veramente un talento. È tornato, ha detto: beh, l'ha letto. Ha detto: ma sì, così assalta qualcosa. Ha detto: vorrei collaborare. Già mi ha colpito il fatto che questo ragazzo non si fosse fatto né presentare né raccomandare da nessuno. Cioè, venuto, io ero vice direttore della Nuova Sardegna, ho cercato il direttore non c'era e ha parlato con me per caso. E ho detto: vabbè, preparami qualcosa. Dice: su cosa? Ma niente, un argomento che ti piace, e mi porti. Mi ha portato questo pezzo, era splendido. Però io gliel'ho chiesto, lui me l'ha portato 5-6 giorni dopo che gliel'ho chiesto. E quindi c'è sempre il dubbio. Allora me l'ha portato la mattina, sto pezzo, intorno a mezzogiorno. Allora gli ho detto: per le 3 mi servirebbe un servizio ampio, quasi su come sono cambiate in città le scritte sui libri. C'è stato un momento in cui si è passati da Viva a Basso, eccetera, a questi strani graffiti, le saprete molto più di me. Mi ha portato questo pezzo che era una cosa eccezionale. Cioè, io nella mia immensa presunzione ho pensato: lo vorrei aver scritto. Sono andato dal direttore e ho detto: se noi entro oggi non assumiamo questo ragazzo, siamo degli stronzi. Scusate, io ho usato queste parole, perché questo è un talento che noi non possiamo lasciare. Noi non avevamo la possibilità di assumere nessuno perché l'organico era completo. Abbiamo fatto i trucchi con l'amministratore, tirando fuori malattie, aspettative. Non esisteva e lo abbiamo assunto. Oggi è un redattore della Nuova Sardegna che non ha voglia di lavorare, purtroppo l'errore è stato questo, che però quando lavora fa delle cose eccezionali. Quindi ecco, uno si avvicina, se ha del talento, ha
alla fine non esiste un direttore che di fronte al talento dica no. Magari sul momento non ha la possibilità, però ti fa un contratto di collaborazione, lo tiene lì, è normale, insomma. Ha poche possibilità chi naviga nella mediocrità, fermo restando che io l'errore fatto con quel ragazzo lì non lo farei mai più. Cioè, prima voglio vedere anche quanta voglia hai di lavorare, oltre che... E poi, però, ripeto, la fortuna di avvicinarsi a un giornale, di fare, noi abbiamo lui ora che sta facendo lo stage, ma per tutto l'anno ne abbiamo sempre due, tre stagisti, e ogni tanto qualcuno che ha il click, come io lo definisco il click, ogni tanto lo si vede. E per quanto riguarda noi, essendo un gruppo che ha 17 giornali locali sparsi in tutta Italia, c'è sempre la possibilità di una segnalazione, dire guarda, io non posso assumerlo, se hai la possibilità assumilo tu, perché uno bravo. Su Regione Web volevo dirti una cosa: il tipo di giornalismo su internet è molto diverso da quello cartaceo. Come vengono composti gli articoli? Quali sono, diciamo, i canoni per cui il giornalismo del web è diverso da quello cartaceo, anche come dimensione, leggibilità, cioè come quel punto di supporto, essendo diverso da come essendo cartaceo, meno male ha determinate regole anche d'attenzione, di lettura e tutto il resto. Però vabbè, c'è anche il fatto che su internet riesci anche a controllare pezzo per pezzo quanti lettori hai avuto, no? Cioè, cosa cambia questa cosa qua, in questo potere nuovo, diciamo? Beh, cambia innanzitutto che in internet è più il lettore che guida in un certo senso l'organo di informazione, perché se si fa un numero e si vede che i lettori hanno cliccato prevalentemente certi temi, è ovvio che nel numero successivo si intensifica l'approfondimento, o comunque nei numeri successivi, su determinati temi. Ad esempio, visto che c'è molto interesse per quanto riguarda gli animali, i lettori sono gli animalisti, perché quando ci sono degli articoli sugli animali vengono straletti più che altri insomma, temi politici. Poi, altra cosa che ho notato, che noi a volte intervistiamo i big politici nazionali o politici locali, e altre volte intervistiamo, faccio scrivere, oppure ci mandano degli interventi, le proprio virgolette seconde file, quindi personaggi meno conosciuti che però hanno delle cose stesso molto interessanti da dire, anzi spesso sono queste seconde file della politica che hanno cose più interessanti da dire rispetto ai soliti noti, e questi interventi spesso sono più letti. Faccio un esempio: nell'ultimo numero avevamo pubblicato un'intervista al presidente della giunta della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, e poi avevamo pubblicato sempre nello stesso numero l'intervista ad un consigliere comunale di Reggio Emilia, che non era neanche capogruppo, quindi insomma, ed è stato straletto questa intervista rispetto al presidente della giunta regionale. Questo vuol dire che i lettori sicuramente sono più attenti ai contenuti che al nome, perché probabilmente hanno visto già dal titolo, nel titolo e sottotitoli si cerca sempre di far emergere le cose principali dell'intervista e dell'intervento, e quindi possono i lettori che guidano, perché fanno capire alla testata cosa veramente interessa in modo particolare. Quindi monitorando gli articoli noi poi indirizziamo le informazioni in un certo modo, mantenendo sempre la caratteristica di un contenitore plurale, quindi facendo parlare chiunque senza dare un taglio da una parte o dall'altra, e ovviamente approfondendo certi temi. Poi, per quanto riguarda la lunghezza, sicuramente c'è più tolleranza rispetto al cartaceo. Cioè, faccio un esempio: recentemente stiamo facendo un lavoro di ricerca per pubblicare tutti i compensi che percepiscono i consiglieri di amministrazione nei vari enti, oppure anche proprio gli stipendi di sindaco, assessori, gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Sono cose, comunque sono aspetti che riguardano sempre la pubblica amministrazione, che sono interessanti perché a
anche lì monitorando vediamo che sono letti tantissimo. Allora è ovvio che un cartaceo fa fatica, starebbe malissimo mettere tutti questi dati qua, anche proprio come lettura, non, dal punto di vista grafico, io non me ne intendo molto, però non sta magari bene. Invece internet permette di fare questo articolo con tutti i dati, anche se sono tanti, permettono al lettore di scorrere la pagina con molta facilità. Uno può aprire, può chiudere se non è interessato, insomma diciamo che internet, il mondo virtuale permette fondamentalmente di mettere quello che uno, dal punto di vista della quantità, quello che uno vuole, senza avere il timore di scrivere troppo, cioè i problemi di spazio che ha il cartaceo internet non ce l'ha. Questa è una fortuna perché così il lettore, se vuole leggersi tutto, leggere tutti i dati, così va fino in fondo, se no guarda l'inizio, legge l'inizio, oppure apre e chiude, insomma c'è molta libertà da questo punto di vista e sicuramente è un punto forte di internet. Ci sono domande? Io vorrei chiedere una domanda specifica per entrambi. Per quanto riguarda il linguaggio, quel linguaggio giornalistico, abbiamo studiato sia in sociologia della comunicazione che in italiano applicato da un articolo di giornale, che c'è un linguaggio preciso che predilige le frasi fatte, alcuni termini, alcune posizioni. Vorrei sapere se un giornalista ci pensa quando deve scrivere un articolo oppure diventa parte di lui, se lo si riscontra. Allora, io ho conosciuto dei giornalisti che prima scrivevano un pezzo poi prendevano il dizionario dei sinonimi dei contrari e cercavano per ogni parola quella un po' più difficile. Secondo me il maestro di tutti noi continua a essere uno che scriveva esattamente come cioè non è inutile non farcire un articolo di parole difficili, di parole straniere che alcune sono di uso comune, altre, non parliamo poi di quelli che usano il tedesco, addirittura, soprattutto per indicare gli stati d'animo, eccetera, insomma, no? Cioè è un esercizio inutile, perché il nostro compito è comunicare alla gente determinate cose, che può essere una notizia, un pensiero, più è accessibile, avendo dei lettori, comunque il famoso target, ho appena finito di dire che è meglio di usare la parola inglese, e comunque soprattutto per un giornale di informazione locale dal più grande professionista della città all'ultimo contadino dell'ultimo paese, perché ci comprano tutti, essendo anche un giornale di servizio, dove c'è anche il numero di telefono della farmacia, insomma, ecco, alla fine anche questo. Cioè, è un esercizio inutile, far vedere quanto siamo bravi, quanto siamo colti, quanto conosciamo Kant, cioè, è una stupidata. Cioè, a meno che non sia necessario. Ma altrimenti, scrivere un pezzo di cronaca, è veramente scuro. No, ma tipo dico, a maggior ragione, utilizzare un po' delle frasi tipo tragedia sfiorata, proprio per avvicinarsi di più al pubblico. No, io intendevo questo genere, stiamo, non linguaggio. Stiamo parlando degli articoli. Spesso abbiamo dei problemi nei titoli. Cioè, spiegavo prima il titolo era una cosa scritta su un foglietto di carta, che poi veniva aggiustato da questo grande tecnico che era il tipografo. Cioè io ho visto i tipografi lavorare letteralmente con la lima per riuscire a far entrare un titolo in piombo, chiaramente. Oggi col computer non si può sgarrare, cioè o ci sta o non ci sta. Quindi, allora spesso hai la necessità di fare sintesi e cadi nel luogo comune. Io tutte le volte che li vedo quei titoli, alcuni non li vedo, altri li vedo, però non trovo la soluzione, ma
è molto comune ad esempio nei giornalisti sportivi, cioè i giornalisti sportivi è una cosa, cioè è proprio, c'è un vocabolario tutto loro, che conoscono solo loro, che è una cosa, però è diseducativo per la gente, cioè sentire un ragazzo che dice, che so, gli orobici hanno perso, no, è l'Atalanta che ha perso, cioè, però ecco, è quel tipo di linguaggio, ripeto, per me è una stupidaggine, cioè se uno ha un vocabolario, ma non necessariamente ricco, ma appena sufficiente, che riesce a parlare, cioè, con lo stesso stile dovrebbe scrivere. Infatti voglio dire una cosa a proposito. Su Reggio nel web collaborava una persona che sta facendo l'università di scienze della comunicazione ed era un po' un problema a volte perché gli articoli erano molto appesantiti perché diceva questa persona, ma hanno insegnato a mettere certo tipo di frasi perché la forma è importante, sì è importante, però bisogna anche capire che deve essere scritto un articolo vicino, più scorrevole possibile, semplice e leggibile per il lettore. Invece appunto questa persona, non so, faccio un esempio, anziché scrivere a Reggio Emilia è accaduta questa cosa, in quel di Reggio Emilia, lui mi diceva che qua all'università insegnavano a scrivere gli articoli con queste frasi tipiche che dovrebbero essere tipiche del linguaggio giornalistico. Alla fine cosa succedeva? Che erano tutti pezzi pesantissimi, che si faceva una fatica a leggerli, impressionanti, e dopo un anno io alla fine facevo il doppio lavoro perché dovevo ricorreggerli tutti e cambiare. Allora alla fine c'è stata una scelta diversa, insomma questa persona qui ha fatto scelte diverse perché proprio c'era questa difficoltà, cioè una formazione universitaria che se da un certo punto di vista poteva andare bene, proprio per quanto riguarda gli articoli, per me non andava bene, poi magari per altre persone deve essere il modo migliore per scrivere gli articoli, però io quando leggevo questo linguaggio ricercato a tutti i costi vedevo una pesantezza che soffocava l'informazione, poi per cui non dovrei dire qua nell'università questa cosa qua, però visto che hai chiesto questa, hai fatto la domanda. Altre domande? Mi ha rubato un po' la domanda che volevo fare, volevo chiedere a entrambi se appunto avevate esperienze di assunzione appunto derivanti da questa facoltà, visto che siamo di recente istituzione, e come erano appunto le esperienze. Lei l'ha già raccontato, per domani se il direttore conosce. No, ho capito, le esperienze? E di ragazzi neolaureati provenienti da questa facoltà che lei ha impiegato nel giornale. Sì, come stagisti sì, lui mi pare che sia già il quarto, però mi ricordo. Avevamo la, come si chiama qua ragazza? La Prati. La Prati. Via qualche giorno fa, anche lei proviene da questa scuola. No, ma io mi auguro una collaborazione molto stretta con questa facoltà, sia in previsione di trovare, come dicevo prima, il talento, i talenti che in un giorno se lo sentono, sia per dare una mano, perché insomma, senza nessuna presunzione riguardo bene, ma insomma qualcosa da insegnare ce l'ho, quantomeno qualcosa da raccontare, visto che faccio questo mestiere da 35 anni, insomma, qualcosa da raccontare ce l'ho, per cui non mi sembra che ci sia un, ma d'altra parte è una facoltà molto giovane, che ci sia una volontà di avere un rapporto assiduo con giornali, non lo so, ho questa impressione. Io vi ringrazio per essere stati qua oggi, soprattutto per una serie di cose, adesso devo scappare perché siamo appena formati come associazione culturale telecitofono e devo far coprire l'esame di spegnimento incendi e ce l'ho adesso praticamente. Oh, se succede qualcosa, sì.
ringrazio Fiorentino Pironi, direttore della Gazzetta di Reggio, e Marina Bortolani, direttrice di Regione Web. Questa iniziativa continuerà giovedì prossimo. Saranno ospiti Arturo Beltoldi, che è uno scrittore, che nella vita fa l'ufficio stampa di Aga, e Alessandro Gandino, che nella vita ha un ufficio stampa che si occupa di spettacoli, e lui ha anche un ufficio stampa del comune di Cavriago. E Gandino. Poi dopo gli incontri proseguiranno più avanti con Daniele Nitrosa del Carlino e Giampaolo Corradini, direttore di Reporter, e avremo come incontro intermedio Modello Media Net, la presentazione del libro di Miani sul giornale online, Emilia Romagna, con Nicola Fangareggi, e l'ultimo sarà un incontro con la casa editrice di Abacus di Reggio Emilia, in cui oltre al direttore artistico Scansani ci sarà anche l'ufficio stampa della casa editrice, così affronteremo anche il mondo dell'editoria in qualche modo. Niente, noi speriamo che voi ci siate anche le prossime volte. Se ci volete contattare, dare una mano, collaborare con la TV di Strada di Reggio, su internet è tutto, www.telecitofono.it, oppure scrivete a info@telecitofono.it. Cioè, siete benvenuti. Va bene, andiamo a fumarci una sigaretta. La telecamera scrittore, ufficio stampa.